stasera sera. Allora è arrivata questa vittoria, inutile negarlo, importante, perché insomma era la seconda partita, cioè è la seconda partita che Pescara vince in casa, però è indubbio che ci sia stata una grande sofferenza che probabilmente la Rigidia nessuno avrebbe immaginato. Nel primo tempo ci sono state 4-5 occasioni clamorose della Permana. Le partite sono tutte sofferte, poi finché il risultato sta in equilibrio, perché poi fra il 2-0 e il 2-1 sono passati pochissimi minuti, abbiamo preso questo calcio di rigore. Pronti via, abbiamo concesso 2-3 situazioni importanti in cui Di Gennaro è stato strepitoso, ma le abbiamo concesse dietro regali, lo avete visto, appoggi sbagliati, quasi assist all'avversario, quindi abbiamo dato qualche vantaggio. E come dicevo la settimana scorsa, in questo momento non siamo tranquillissimi dietro, quindi un pochino siamo andati in affanno, però poi, a parte questo momento iniziale, poi abbiamo reagito, abbiamo alzato il livello del gioco, abbiamo costruito, siamo passati in vantaggio. È vero, i primi 10-15 minuti abbiamo commesso degli errori veramente gratuiti, ma non è problema di modulo, come avete visto, è un problema proprio di attenzione, di consapevolezza, e in questo momento un pochino dietro dimostriamo di essere un pochino insicuri, quindi indipendentemente dal modulo. Però poi, superata questa fase in cui Di Gennaro è stato bravo, ma ripeto, non è che loro hanno costruito su nostre negligenze oppure su situazioni in cui eravamo aperti, scoperti, hanno costruito soprattutto su errori gratuiti nostri, insomma, negli ultimi 20 metri, distribuzioni sbagliate, qualche errore di troppo, e lì siamo andati in difficoltà. Però poi complessivamente credo che la partita l'abbiamo meritata. De Marchi e Ferrari bene insieme, questo io lo sapevo già. Poi le partite sono sofferte, soprattutto in questo momento dove noi, diciamo, sul piano del risultato ma non della prestazione, fino adesso abbiamo sbagliato la partita con la Reggiana, perché sennò sarebbe tutto normale. Quella partita ci ha allungato la distanza, sennò sarebbe tutto normale, bastava averla pareggiata, quella partita sarebbe tutto completamente diverso, anche nella testa dei giocatori. Ma loro devono stare tranquilli, perché di tempo ce n'è tanto, perché lo ripeto, questa è una squadra forte, al di là delle prestazioni di qualcuno che possono essere magari oggi sottotono, anche lo stesso Pompetti oggi è stato sottotono, però guardate che è sempre così, la prima partita quando un giocatore rientra da un infortunio la fa sempre molto bene, poi la seconda c'è sempre un piccolo calo di rendimento, è tutto abbastanza normale. Ma la cosa importante di cui ci dobbiamo rendere conto è che le partite sono tutte sofferte, oggi poteva diventare meno sofferta dopo aver superato la fase iniziale in cui avevamo concesso qualcosina, poteva diventare meno sofferta se avessimo mantenuto un po' più tempo il 2-0, per qualche minuto in più potevamo approfittare di qualche varco. Invece 3-4 minuti il risultato è ritornato in bilico, e questo un po' in questo momento ci ha condizionato. Però questi 3 punti ce li vendiamo, primo perché li abbiamo fatti con merito, secondo perché ne abbiamo lasciati tanti per strada anche immeritatamente, per cui soffrire ci sta. Ci ha bruciato un paio di domande. Meglio così accorciamo. Sto scherzando. Comunque c'è andato di dire le varianti al modulo che ha proposto oggi, che risposta le hanno date? Adesso non è che una partita le può risolvere tutto, però è interessante capire. Questa squadra, per le caratteristiche dei giocatori che ha, e per la rosa così come assortita, può giocare in tanti modi. Oggi siamo partiti con un 4-3-3 facendo coesistere De Marchi e Ferrari, e mi sembra che hanno fatto molto bene, perché poi ci danno spessore fisico e grande presenza in area di rigore, e questo in questo momento è importante. Nell'avvio del gioco saliva Cancellotti più alto, uscivamo sempre il gioco a tre, eravamo con Pompetti basso, con le due mezze ali, Memusciai e Giambò. Poi sul 2-1, anche perché qualcuno era un po' calato,
anche se, se con grande generosità, Ferrari ha fatto una grande partita. Siamo passati, se ci avete fatto caso, a un 4-4-2, è entrato Zappella per chiudere le fasce, essere sempre schierati, e anche lì abbiamo fatto bene. Poi nei minuti di recupero la partita ormai era terminata, il risultato era quasi delineato, c'era solo da stare attenti, è entrato Vero e siamo passati stringendo Zappella. Sono tutti giocatori che hanno le caratteristiche per fare questi ruoli, siamo passati a un 3-5-2, quindi si possono fare tante cose, ma credetemi, non è il modulo. Noi abbiamo un piccolo problema di cui parliamo, che siamo un po' ripetitivi nel prendere i gol, ma poi ne creiamo anche tante di occasioni. No, quindi credo che è molto, diciamo, mi perdono di essere molto convinto, nel senso di sicuro, su questa duttilità di De Marco. Io le dico di sì, lei può pensarla diversamente. No, volevo dire, l'idea di sfruttarlo più spesso stretto vicino a Ferrari è lontana dalle sue. Ma l'abbiamo fatto oggi. Sì, per un po' ma l'abbiamo fatto anche, ma l'abbiamo fatto anche con la Reggiana, per un po'. È durato 75 minuti il tandem Ferrari-De Marchi, e poi sono stati cambiati per altri motivi. Ma poi fra tre giorni rigiochiamo di nuovo. Se hanno giocato vuol dire c'è questa possibilità. Buonasera, le faccio una domanda perché credo che la rosa che lei ha a disposizione sia di qualità. È un campionato davvero così per me mediocre. Perché questa squadra, secondo lei, ha queste difficoltà, queste paure, soprattutto nella parte del tracciato? Il motivo che si è dato lei? Ma io l'ho già detto, voi avete detto fino a un po' di tempo fa che era... eravamo sempre scoperti, parliamo dei gol che subiamo, in cui la partecipazione di tutti non è solamente una responsabilità di difensori, perché noi quando difendiamo cerchiamo di difendere attraverso il contributo di tutti, così come quando facciamo proposta a gioco nei limiti di alcuni equilibri, la proposta a gioco avviene anche da parte dei difensori esterni o difensori centrali che siano. È soltanto questo fatto qui ci ha fatto diventare un pochino insicuri, ma non è in discussione né lo spessore dei giocatori dietro che abbiamo, anche se ci manca Drudi, che è il giocatore, diciamo, che da questo punto di vista è più carismatico, è più freddo, e non è neanche il modo in cui difendiamo, il sistema di gioco, eccetera. Campionato mediocre, non lo so, la C è questa, forse la Fermana è una buona squadra, ce ne sono tante, le partite sono tutte sofferte, soprattutto se come oggi, dopo il 2-0, la rimetti di nuovo in equilibrio. In ogni gara, al di là di chi si affronta, c'è anche una componente mentale, psicologica, che è importante. Quindi sul 2-1 il risultato è in equilibrio, ritorniamo a essere un pochino insicuri e meno predisposti e meno propositivi, ecco perché in quel momento serviva soltanto condurre a casa il risultato. Tante altre volte non l'abbiamo fatto, oggi l'abbiamo fatto, ma non è che abbiamo rubato niente. Mister, ma lei effettivamente quanto di questa difesa che insomma meglio amministrare, zero. Zero. Voi siete più preoccupati di me perché scrivete che il modulo di gioco, quello e quella, poco, perché ve l'ho detto, vinceremo anche le partite 1-0 e saranno tutte partite sofferte. Poi se saremo bravi in tante di queste partite a fare il 2-0 e a non subire, quindi non rimettere in discussione il risultato, saremo potranno finire anche con risultati. Non sono preoccupato perché non c'è una carenza strutturale, abbiamo alcuni giocatori fuori, sì, commettiamo degli errori, adesso ci saranno anche delle ammonizioni, Cancellotti eccetera, giocatori in diffida. Drudi ha lavorato per martedì, mi auguro ci possa essere, ha lavorato, ha fatto quasi tutto, mancano soltanto alcuni piccoli dettagli. Ma noi non possiamo guardare le altre. Io so per esperienza che in Cile le partite sono tutte sofferte, punto. Poi se qualcuno non ha ancora questa coscienza è meglio che ne prende atto, perché in Cile è così. Stanno
Ancona, Cesena sono le rivali. No, ma non lo so, ma è presto per dirlo. Noi abbiamo sbagliato non le prestazioni, di prestazioni fino adesso questa squadra ne ha sbagliate poco, tranne alcuni momenti di alcune gare, alcuni momenti, alcuni minuti di alcune gare. Sul piano dei risultati siamo stati in alcuni momenti penalizzati. La partita su cui veramente ci ha detto male è stata quella con la Reggiana, ma non ne voglio più parlare perché ormai la partita l'abbiamo persa. Sarebbe tutto più normale. Per me era positivo aver picchiato più punti alla Reggiana, se non dobbiamo. Ma conta poco adesso, certo che è positivo, cioè, come faccio a dire che non è positivo? Però adesso non è determinante, certo che è positivo.